Tra le novità di questo artigiano in fiera nello spazio Abruzzo, questa azienda del giovane Francesco Bruno Rubini, azienda agricola Cascina Bruno. Che a Elisce, quindi in provincia di Pescara, produce cosa? L'azienda è nata con la produzione di olio e si è espansa con l'avvio nel 2018 di un allevamento di lumache di terra, di chiocciole da gastronomia. E quest'anno, dopo più di 4 anni di allevamento e col consolidamento della produzione di lumache, ho acquistato anche la macchina per l'estrazione della bava, che mi consente di estrarre direttamente la bava dalle mie chiocciole, dalle mie lumache, che allevo direttamente nella mia azienda a ciclo biologico completo naturale. Quindi queste lumache vivono per tutto l'anno in campo aperto. Estraggo questa bava e da questa bava la microfiltro, la stabilizzo, e una parte la conferisco a aziende cosmetiche per la produzione di cosmetici a base naturale, e una buona parte la tengo per me, la conferisco a un laboratorio artigianale a Città Sant'Angelo che mi produce e mi trasforma. Queste tre sono la linea nuova, ho fatto anche il nuovo brand Cascina Bruno Natural Cosmetics per avvicinarmi di più al mondo della cosmetica e alla clientela femminile. Quali sono i benefici di questi prodotti e la differenza tra prodotti non naturali? Esattamente, infatti tutto sta nel essere naturale o chimico. Chiaramente la bava di lumaca è un prodotto completamente naturale e tra le sue proprietà più importanti c'è questa proprietà emoliente, idratante, anti-age. Poi a seconda del prodotto io ho fatto una formulazione sempre in collaborazione con questo laboratorio di una concentrazione diversa di bava. Per esempio il siero viso ha una concentrazione del 75%, che è una concentrazione molto alta, e la crema viso per esempio ha il 65%. Queste sono tutte concentrazioni che aiutano e favoriscono ancora di più la rigenerazione della pelle, una idratazione e un effetto anti-age migliore. C'era un piccolo appezzamento che produceva olio, ma l'azienda è alla prima generazione. Sei giovanissimo, com'è darsi all'agricoltura? A me è sempre piaciuto vivere in natura, in campagna. E preferisco stare all'aria aperta rispetto a un ufficio oppure spazi chiusi. E vivo la campagna e la natura a 360 gradi, 365 giorni l'anno, quindi sono anche sottoposto alle condizioni climatiche, al freddo, al caldo. Mi adatto molto bene, mi piace il mio territorio e tutte le volte che mi trovo ad andare fuori cerco di valorizzarlo al meglio che posso. E ci sono anche aziende che invece vengono qui da ben 9 anni, una di queste è questa di Casal Bordino, che produce latte d'asina, ma non a scopi alimentari. No, la nostra azienda è nata per produrre il latte a scopo cosmetico. Il latte d'asina è molto apprezzato per la cura della pelle, risulta essere antibiotico naturale, ricco in lisozima e lattoferrina, quindi insomma per tutte le situazioni infiammatorie della pelle è un valido aiuto. Qual è la risposta che avete qui all'artigiano in fiera e quali sono anche le differenze col passato, visto che venite da parecchi anni? Beh, insomma, diciamo che i tempi di oggi non sono quelli di 9 anni fa, 8 anni fa, è chiaro, insomma. Però siamo riusciti nel tempo a fidelizzare una buona fetta di clientela che, trovando insomma vantaggio usare i nostri prodotti, tornano sempre molto volentieri a trovarci in fiera. Latte d'asino predisposto più per questi prodotti o più per fini alimentari? Ma diciamo che il latte d'asina è principalmente a fini alimentari, perché insomma viene acquistato soprattutto per i bambini che hanno problemi, nascono magari con problemi di allergia alle proteine del latte, quindi è l'unico latte che può andare bene per queste situazioni. Però la storia ci insegna che insomma le regine facevano il bagno nel latte d'asina per uscirne con una pelle meravigliosa, quindi perché non utilizzarlo anche ai tempi moderni? Come avviene la vostra commercializzazione? Allora, principalmente online e con le fiere che facciamo e gli eventi a cui partecipiamo tutto l'anno.